La putrefazione è la purificazione dell'umido radicale mediante una fermentazione naturale e spontanea dei principi omogenei con gli impuri ed eterogenei, l'aiuto di fuochi naturali ed innati oppure d'un calore esterno e contro natura. La terra pura fissa è cristallina e facile da risolvere il liquore. L'impurità della terra consiste in due terre. L'una è nera, l'altra è bianca. L'una e l'altra terra impura impediscono alle due radici il contatto immediato e la perfetta unione. La purificazione del misto non può avvenire senza la sua morte o putrefazione. I principi, secondo Aristotele, devono essere semplici e, secondo gli spagiristi, devono essere puri, sensibili, cioè liberati dalla loro scorza di eterogeneità. Ogni corpo misto è immediatamente composto di umido e di secco. Ogni corpo misto si riduce in una polvere senza continuità, nella misura in cui perde il suo umido radicale. Nell'umido e nel secco sono contenuti il sale, lo zolfo e il mercurio, come pure i quattro elementi. In questi tre principi, le qualità dei quattro elementi dominano in modo differente. Nel sale predomina la frigidità e la siccità, nel mercurio la frigidità e l'umidità e nel zolfo il calore e la siccità. Questo predominio di qualità è facile da scoprire nell'esteriore dei tre principi mediante i sensi, però nel loro interiore essi sono tutti e tre caldi e secchi. I principi non possono separarsi senza la putrefazione. La putrefazione, o opera al nero, è il principio di generazione di un misto simile. Questo non si intende per la putrefazione intima dei principi e della sostanza propria del misto, ma per quella che produce la soluzione dello sperma esteriore che legava e collegava questi principi. Non dell'intera putrefazione, ma solo della media. Poiché se il misto fosse corrotto nella sua intima sostanza, esso non potrebbe più generare un misto suo simile. Le diverse specie di misti generano, degenerano reciprocamente l'una nell'altra, come il frumento in l'olio. E questo accade a causa dell'azione degli spiriti celesti. Lo spirito interiore conserva il misto e questo spirito è spesso cacciato dal suo seggio da un altro spirito esteriore più potente di lui. Nessun misto può arrivare alla sua ultima perfezione senza la morte accidentale. Quando il misto è giunto alla sua completa perfezione, esso non ha più in sé alcun movimento e le parti che lo compongono sono nel loro più perfetto riposo. E così allora gli spiriti del suo magnetismo, liberi da ogni ostacolo, sono nella loro più viva azione e non soffrono alcuna interruzione nel loro movimento.